che il governare uomini, il dirigere una compagine politica e statale è di per sé un enorme problema morale e di responsabilità, ma anche per il personaggio specifico al quale abbiamo di comune accordo deciso di dedicare queste riflessioni. Un personaggio, Augusto, che ha almeno una caratteristica, direi che lo rende diverso dagli altri, e cioè una lunghissima militanza come governante. 57 anni della sua non lunghissima vita, egli era un precoce, dedicati a questo complicato mestiere del governare, da solo o con altri o in lotta con altri. Ora, Augusto è stato l'anno passato all'onore delle cronache per una ragione estrinseca, per il fatto che nel 2014 ricorreva il bimillenario della morte di quest'uomo, che morì infatti nel 14 dopo Cristo, essendo nato nel 63 avanti, nell'anno del consolato memorabile di Cicerone. E allora la domanda che si è subito posta è: come mai questo bimillenario è passato in sordina? Qualcuno si è lamentato che fosse addirittura dimenticato. E la domanda ha un senso, perché Augusto non è presente nell'immaginario collettivo con la stessa forza, incisività di altre figure del mondo antico. Una per tutte, di cui parleremo ben presto, Cesare, ma Spartaco. Spartaco è un vinto vincitore, è un vinto la cui straordinaria volontà di libertà ha varcato i millenni, è diventato il nome di un movimento politico nella Germania dell'inizio Novecento. Augusto non ha avuto questo destino, e allora ci chiederemo in apertura perché. Ha vinto la partita con la storia, partita difficilissima, quella di durare nel tempo. Eppure si era attrezzato, è il primo, potremmo dire, nella nostra conoscenza del passato, che si sia preoccupato di costruire una storiografia che lo riguardasse. Ha avuto intorno a sé l'elite intellettuale del suo tempo, l'ha coordinata, l'ha diretta, l'ha sollecitata, poeti, storici, artisti, e in particolare gli storici hanno avuto un problema non piccolo: raccontare la sua carriera. Ebbene, questa partita non l'ha vinta, almeno in parte. Io avevo in animo, e lo farò brevissimamente, di far cenno ad alcune valutazioni su di lui nel tempo. Grande velocità sarebbe un tema a parte, ma non lo faremo. E ho scelto il giudizio, la valutazione su di lui di un grandissimo storico inglese della fine del Settecento, Gibbon, celebre libro sulla decadenza e caduta dell'Impero Romano. Sono poche righe, aspre. Il devoto rispetto di Augusto per la libera costituzione che egli stesso aveva distrutto non si può spiegare che con un attento esame di questo sagace tiranno. Una mente fredda, un cuore insensibile, un animo codardo gli fecero prendere all'età di 19 anni la maschera della ipocrisia, che non depose più. Con la stessa mano e forse con lo stesso spirito sottoscrisse la proscrizione di Cicerone e il perdono di Cinna. Le sue virtù, come pure i suoi vizi,
non erano naturali e nel proprio superiore interesse fu prima il nemico e poi il padre di Roma. È un giudizio durissimo, sostanzialmente un ritratto negativo. E nella tradizione storiografica inglese, che ha sempre avuto un occhio particolare per Augusto, si potrebbe dire una voce non prevalente. All'inizio del Novecento un altro grandissimo storico inglese, Charlesworth, invece esalta le sante menzogne che Augusto ha utilizzato per realizzare il suo disegno politico. Le sante menzogne. Dietro questa formula c'è una equiparazione abbastanza scoperta da parte dello storico britannico tra la Pax Romana, ottenuta con durezza e sacrifici e sangue, e la Pax Britannica. Parliamo di uno storico che scrive all'inizio del secolo XX. E qualche decennio dopo, e qui il profilo che avevo in animo lo chiudiamo rapidamente, il profilo dei giudizi nel tempo su quest'uomo, pochi decenni dopo, 1937, 38, 39, tre anni memorabili nella storia del Novecento, noi abbiamo due fenomeni paralleli, molto diversi l'uno dall'altro naturalmente. 1937, bimillenario della nascita di Augusto, 63 a.C., Roma è teatro della gigantesca mostra augustea della romanità e il regime fascista investe sulla figura di Augusto. Investe sulla figura di Augusto a ragion veduta e con penetrante disegno politico, non è un episodio effimero, perché la rappresentazione di se stesso che il regime fascista dà alla fine degli anni 30, dopo la conquista dell'Etiopia e quindi dell'impero, vuole essere la riproposizione dell'impero fondato, rifondato da Augusto pacificatore. Abbandona quindi il regime l'immagine alla quale si richiamava nella fase iniziale di Cesare capo rivoluzionario. Quindi si passa da Cesare modello, che viene lasciato nello sfondo, ad Augusto come modello. E la mostra augustea della romanità fu un evento mondiale, il cui catalogo è ancora oggi uno strumento di studio non secondario. L'anno dopo sta per uscire in Inghilterra un libro memorabile di uno storico inglese, Ronald Syme, intitolato La rivoluzione romana, Roman Revolution, che è un capolavoro della storiografia mondiale. Il libro era pronto nel 38, ma uscì nel 39. Nel 38 era sotto l'influenza, sotto l'impressione fortissima del patto di Monaco, della pacificazione europea che parve definitiva nel settembre del 38, ma quando il libro esce nel 39 la guerra è alle porte. Il libro è spietato nei confronti di Augusto dal punto di vista morale. Si potrebbe dire che quelle parole che abbiamo detto a letto poc'anzi di Gibbon trovino nel libro di Syme un inveramento scientifico, un libro di oltre 500 pagine molto documentate, e però vi è una conclusione che l'autore anticipa brevemente nelle prime pagine e poi sviluppa nell'ultimo capitolo che si intitola Pax et Princeps, pace e governo di una sola persona, in cui lo storico inglese, pur avendo sott'occhio il quadro europeo al quale ho appena fatto cenno, pur avendo preso le distanze dal personaggio, conclude dicendo che fu saggezza rinunciare alla libertà politica in cambio della pacificazione. Bene, per capire di che stiamo parlando, cioè il personaggio Augusto perché si trova al crocevia fra
la guerra civile e la pacificazione, a cavallo tra le due ere, entra in scena appena ucciso Cesare nel 44, esce di scena morendo il 14. Per capire questo passaggio d'epoca conviene brevissimamente che io faccia per larghissimi tratti cenno al funzionamento della Repubblica nel quale si innesta l'opera di quest'uomo. La Repubblica Romana era una Repubblica aristocratica. Non c'è errore più grossolano che parlare della Res Publica del tempo glorioso dei Gracchi e poi di Cicerone, di Cesare, come di qualcosa di analogo all'Atene democratica di Pericle o di Demostene. C'è un abisso tra queste due realtà. Basti pensare che in latino non esiste la parola democrazia. È una parola greca che è entrata nel linguaggio di tutto il mondo, compreso il linguaggio dei turchi, che dicono anch'essi democrazia, ma non esiste la parola latina. Quando i pensatori politici romani, Cicerone e gli altri, volevano descrivere il meccanismo ateniese, dicevano un eccesso di libertà, nimia libertas, considerando appunto la democrazia politica come un disvalore, come un meccanismo lasciato a se stesso. La Repubblica Romana è fondata sul predominio di un corpo sociale fortissimo, il Senato, che è frutto essenzialmente di cooptazione attraverso le cariche ricoperte. Si raggiunge un certo livello del cursus honorum e si può essere presi nel Senato. Quindi si potrebbe dire una elezione indiretta. Non tutti quelli che raggiungono una certa carica entrano in Senato, i censori scelgono chi immettervi. Questo è il quadro. Sono personaggi socialmente fortissimi, per lo più grandi proprietari. Poi c'è il ceto dei cavalieri, che è un ceto economicamente dinamico, che non aspira ad entrare in Senato, e c'è un terzo soggetto che è la plebe urbana, che nella metropoli di Roma è un interlocutore costante col quale fare i conti. Il personale politico si divide tra coloro che capeggiano le richieste, le urgenze, le istanze, i bisogni della plebe urbana e coloro che difendono il costume antico, il mos maiorum, incarnato dal Senato. In questo quadro i personaggi, i protagonisti della politica cercano il loro spazio. Anzi, la politica è l'attività principale del cittadino. Si entra nella politica ovviamente con un disegno, con un proposito di crescita personale, che però è sentito e dichiarato come coincidente con l'interesse collettivo. Non c'è mestiere più alto nella mentalità della Repubblica Romana. Si diventa nobili attraverso la carriera politica. Cicerone era un homo novus, era un signore che per primo nella sua famiglia si avventurava in questa rincorsa degli alti gradi della politica. Fu eletto console. Suo figlio è nobilis, perché il padre è stato console. Cicerone stesso non è tale, ma lo è suo figlio. Questo è il meccanismo con cui si crea la nobilitas. Meccanismo geniale, potremmo dire, perché non è legato ad un'ereditarietà, è legato ad una dinamica di crescita all'interno del meccanismo della lotta politica. C'è però un fatto gigantesco che si sviluppa mentre questo scenario è in atto, ed è che la città-stato Roma diventa il vertice di una realtà multinazionale. Roma ha gestito la cittadinanza, il diritto di cittadinanza, con intelligenza,
non con generosità, ma con intelligenza. C'è stata una guerra tremenda che ha insanguinato l'Italia per 3 anni, all'inizio del primo secolo avanti Cristo, perché gli italici volevano la cittadinanza romana e l'hanno ottenuta con le armi in pugno. E il vertice politico romano ha saputo accettare questa novità. Ma questo dilatava la città. La città non era più il Pomerio, Roma, era tutta l'Italia. Si votava per eleggere i consoli, da tutta l'Italia si andava a Roma per votare, con una dinamica passibile di inquinamento, come ognuno può immaginare. Ma accanto a questo c'è un sistema imperiale mediterraneo che comincia nel III secolo avanti Cristo e si sviluppa fino alla fine quasi del primo, un sistema di province coordinate intorno alla Italia Repubblica Romana, che viene retto attraverso un meccanismo militare gigantesco. Allora le masse militari, le legioni, sono il quarto soggetto di questo scenario, il più importante ben presto. Esse sono dirette da personaggi che gli storici usano chiamare i signori della guerra, cioè grandi leader politici che hanno un rapporto profondo con le legioni che hanno capeggiato nella conquista, per esempio, dell'Oriente, è il caso di Pompeo, o nella conquista della Gallia, che è il caso di Cesare, e hanno stabilito un nesso che è carismatico di rapporto massa-capo che trascende gli altri gradi intermedi della Repubblica, dello Stato romano. Questa è la ragione per cui appare all'orizzonte la figura di Cesare, la più significativa dal punto di vista del capo carismatico, a seguito della vicenda da lui fortemente voluta della conquista della Gallia. La conquista della Gallia è considerata dagli storici, che hanno sempre un po' di cattiva coscienza perché giustificano ciò che è accaduto a posteriori, come uno degli eventi culturali, oltre che politico-militari, più importanti della storia d'Europa per la latinizzazione del mondo celtico. Storici e politici nemici di Cesare consideravano quella guerra un genocidio. Uno scienziato morto durante l'eruzione del Vesuvio, Plinio il Vecchio, scrisse in un libro della sua storia naturale che quegli 800.000 morti della campagna gallica erano una ferita alla umanità. Ciò non toglie che nella valutazione che gli storici danno di quel passaggio storico non si può non tener conto dei vari aspetti della vicenda. Certamente fu una conquista feroce, una guerra voluta per ambizione personale, perché Cesare aveva bisogno di fare in Occidente ciò che il suo antagonista politico, molto più forte di lui dal punto di vista dei rapporti familiari, cioè Pompeo, aveva fatto in Oriente. E allora come si spiega che il capo carismatico per eccellenza è Cesare? Non per le campagne elettorali inquinatissime, nelle quali si è cimentato quando si fece eleggere, pur essendo scettico sul piano religioso, certamente molto vicino alla filosofia di Epicuro, pontefice massimo, cioè la massima carica religiosa della Repubblica. Cesare si è indebitato in modo tale, per la campagna elettorale si eleggeva il pontefice massimo, da indurlo a dire, uscendo di casa, a sua madre: tornerò o pontefice o in galera. Ma tornò pontefice, aveva meno di 40 anni, nell'anno della congiura di Catilina era pontefice massimo e da pontefice massimo parla in Senato. Ma non è quella la ragione che crea intorno a lui, a ragion veduta, la qualifica di capo carismatico. Egli se l'è conquistata nel rapporto quotidiano con le legioni,
facendo lo stesso lavoro, gli stessi sacrifici, affrontando gli stessi rischi, dormendo nelle maniere più fortunose, col cibo di fortuna, nelle condizioni climatiche peggiori, affrontando rischi che altri non osavano affrontare, dei suoi soldati. Questo ha creato intorno a lui questo mito, che è un mito fondante, un legame fortissimo di cui i poteri politici, il Senato, i magistrati, i suoi nemici si rendono conto, ma che è incoercibile. E la sua vita viene spezzata con un attentato proditorio e anche da lui per nulla impedito. Addirittura aveva congedato la guardia del corpo fatta di combattenti spagnoli in pieno Senato il 15 di marzo dell'anno 44. Augusto, che si chiamò così soltanto a partire dal 27 avanti Cristo, egli era Ottavio, figlio di un cavaliere di Velletri che si chiamava anche lui Caio Ottavio, e però di una nipote di Cesare, Azia, quindi era un parente collaterale del dittatore. Ma Cesare, diversamente dalla gran parte dei politici che hanno raggiunto un così grande potere, aveva tra le tante doti la capacità di individuare i politici della prossima generazione, i nuovi. Cosa non facile, non riesce. Se passiamo in rassegna i grandi leader dei secoli che abbiamo alle spalle, notiamo che il passaggio di mano è avvenuto sempre in deterius, in peggio, per ragioni che ora non ci tocca di scandagliare. Ottavio, giovanissimo, è andato in Spagna con Cesare nella più pericolosa delle campagne, quella di Munda, dove Cesare stava per essere ucciso, avendo affrontato la battaglia nelle condizioni più sfavorevoli. Per sorprendere il nemico, era una delle sue tattiche spericolatissime sul campo di battaglia, affrontare lo scontro quando il nemico non se l'aspetta, perché l'altro è sicuramente in posizione sfavorevole. Ottavio è lì vicino a lui e il sodalizio con questo insigne suo congiunto ha inizio in quegli anni, nel 45, un anno prima dell'attentato. Quando si apre il testamento di Cesare si scopre che Ottavio è figlio, è adottato da lui come figlio. Nella legislazione, nel diritto romano, si poteva adottare come figlio anche una persona più anziana dell'adottante. I romani avevano un'idea molto laica di tutto questo aspetto fondante delle società, che sono i rapporti di parentela. Figlio. È una sorpresa, naturalmente, perché è anche erede quasi universale. Cioè lui eredita, il giovanissimo Ottavio, non soltanto la ricchezza cospicua di Cesare, ma anche l'eredità politica. Ed è un uomo di 18 anni, poco più di 18 anni. Abbiamo tanta letteratura, per fortuna anche d'epoca, intorno a questo momento decisivo. Voglio ricordare soltanto un dettaglio che però fotografa l'uomo, l'esordiente. Ottavio, dopo l'adozione, si chiama Caio Giulio Cesare Ottaviano, perciò lo si chiama brevemente Ottaviano, e lo chiameremo così finché non lo chiameremo Augusto. Questo dettaglio che voglio ricordare lo leggiamo in un'opera greca del secondo secolo, ma certamente deriva dalle memorie che Augusto aveva scritto e che noi purtroppo non abbiamo. Quando giunge la notizia dell'attentato, della morte di Cesare, preparava una spedizione in Oriente che non poté realizzare. Ottavio, ormai Ottaviano, era in Epiro, pronto a partecipare a questa spedizione. Torna in Italia. Sbarca non a Brindisi, dove era ovvio sbarcare per chi venisse dalla Grecia, dall'Oriente, ma in un posto vicino per sicurezza personale. E le prime domande che fa a coloro fedelissimi di Cesare che gli vengono incontro sono le seguenti. Quanti senatori lo hanno pugnalato?
come si sono comportati gli altri che erano presenti all'attentato, che cosa è successo nell'opinione pubblica all'indomani della notizia. Cioè lui ha bisogno subito di un quadro politico dei rapporti di forza e si rende conto del fatto che questo pugno di uomini che ha ucciso il dittatore, che è anche console in carica, non ha ottenuto il consenso che sperava e quindi si mette in movimento verso la capitale. E saggiamente, consigliato da persone capaci, ripeto, fedelissimi di Cesare, va a trovare un ex console importante che dopo l'attentato è tornato sulla scena e ha pensato di essere un leader, cioè Cicerone, e si fa consigliare da lui. La simulazione, come diceva Gibbon, grande simulatore, simula fino a un certo punto, ma gli importa moltissimo di sapere cosa pensa questo notabile, rilevantissimo, che ha fatto la politica della Repubblica all'indomani dell'uccisione di Cesare. Questo è un tassello nel suo ritratto, ma a mio avviso è un tassello molto significativo. Ma non è facile ereditare il carisma. Il problema di Ottaviano è essenzialmente questo. Egli è il figlio, a tutti gli effetti, perché l'adozione questo determina, è l'erede politico, ma non può darsi il carisma per il fatto stesso che è diventato figlio del capo carismatico per eccellenza. E la sua bravura, la sua abilità politica consiste nel individuare subito qual è la leva per utilizzare quella straordinaria risorsa che è il carisma. Proclamare che il suo obiettivo principale, ora che è entrato in politica di necessità, è vendicare il padre. Nella ricezione dell'opinione pubblica, della società politica, è un'esigenza fondamentale, cioè è impossibile contestarla. Quindi egli ha un architrave per proseguire una linea politica che è sempre la stessa, vendicare l'uccisione di colui che è diventato suo padre. Questo lo lega alle legioni, quindi una serie di legioni disertano, passano con lui, abbandonano il console in carica, collega di Cesare, che è Marco Antonio, il quale era convinto di essere l'erede politico di Cesare. E allora si determina a quel punto una situazione classica, potremmo dire, della storia politica che conosciamo, anche novecentesca. Abbiamo le partes Caesaris, come si chiamavano, cioè usiamo un linguaggio moderno, il partito cesariano, la fazione cesariana, che è essenzialmente l'insieme delle legioni e una parte del Senato che è fedele a Cesare. Ci sono però due leader. C'è un generale sperimentato che è stato in Gallia, che ha fatto con Cesare tutta la sua carriera e che ha 20 anni di più di questo giovanotto, che è Marco Antonio, e c'è questo giovane che è il figlio. E per le truppe, per le legioni, il figlio è più importante dell'erede presunto politico Marco Antonio. E allora il conflitto principale è all'interno dello stesso partito. È più nemico il tuo avversario dentro le file del tuo schieramento che non il presumibile, il prevedibile avversario esterno. Questo spiega tantissime dinamiche analoghe che noi conosciamo e potremmo elencare, ma che non, forse sono presenti alla mente di tutti. E la via del vendicare il padre gli consente una straordinaria linearità, coerenza che Marcantonio non ha potuto realizzare, perché all'indomani dell'attentato Marcantonio non sapeva i veri rapporti di forza quali fossero e quindi ha accettato, 2 giorni dopo l'attentato, di sottoscrivere l'amnistia per gli attentatori, amnistia, in cambio dell'approvazione degli Acta Caesaris. Tutti sappiamo che i compromessi politici sono, sul piano logico, contraddittori, ma sono necessari. Si fanno i compromessi politici per evitare la guerra guerreggiata. È contraddittorio dire che quelli che hanno ucciso il console in carica non sono assassini e quindi amnistia,
e contemporaneamente approvare tutti gli atti che quell'uomo aveva compiuto. Antonio accetta questo compromesso. Per Ottaviano è un'arma formidabile. Fino alla fine continuerà a rinfacciargli di avere ceduto, di essersi piegato al compromesso, di non avere immediatamente scelto la linea vendicare l'uccisione del console in carica. Quindi nel suo partito, usiamo questo linguaggio modernistico, ha una carta straordinaria, è il figlio ed è l'unico che non ha tradito. E questo spiega un episodio altrimenti inspiegabile, che è la guerra di Modena, una celebre vicenda dell'anno 43, in cui Antonio assedia uno degli assassini di Cesare, il più odiato, Decimo Bruto, quello che l'ha portato al macello il giorno 15 di marzo, perché vuole occupare la Gallia Cisalpina, che è fondamentale per dominare l'Italia. Ottaviano, insieme ai consoli dell'anno 43, va a assediare Antonio per liberare Decimo Bruto? No, perché quando Antonio sconfitto si allontana e Decimo Bruto pensa di avere in Ottaviano un alleato, viene respinto in modo durissimo, e la sua spiegazione è: io non combattevo per Decimo Bruto, combattevo contro Antonio. Ecco come funziona in maniera inflessibile questa linea di condotta. Linea di condotta che deve fare i conti, e Ottaviano lo sa benissimo, ancora una volta, coi rapporti di forza. Egli ha con sé due legioni fedelissime, la Marzia e la Quarta, ha una parte degli eserciti consolari, ma Antonio ha le sue legioni e Antonio ha con sé gli altri governatori delle province occidentali che si sono uniti a lui e gli hanno portato le loro legioni. Ottaviano, per un verso, impone al Senato la propria elezione a console a 19 anni, in violazione di tutte le norme della cosiddetta Lex Annalis, che stabiliva i tempi della carriera, e al tempo stesso sottoscrive il patto triumvirale. Entra quindi in una fase che dura 10 anni, fino all'anno 32 avanti Cristo, dalla fine del 43 al 32, in cui deve condividere il potere nella forma di una magistratura straordinaria, unica. Come egli ha scritto nelle Res Geste, non ho mai voluto assumere la dittatura, che pure è una magistratura prevista dall'ordinamento romano a termine, ma è prevista. Ma il triumvirato costituente per 5 anni e poi per altri 5 è una novità assoluta, è una ferita mortale all'ordinamento costituzionale. I poteri dei triumviri sono immensi e si vede subito nel momento in cui compilano le liste di proscrizione e ciascuno indica i senatori e i cavalieri da uccidere senza processo. È la pagina nera, potremmo dire, della carriera di Ottaviano. Lui ha fatto scrivere agli storici di corte, chiamiamoli così, che ha dovuto subire da solo contro gli altri due cosa poteva fare. Naturalmente non è vero, è un patto scellerato, un compromesso tremendo che egli ha cinicamente, calcolando che fosse inevitabile, accettato, perché era l'unica maniera per condividere con chi aveva in quel momento più forze militari di lui il potere. Filosofo Seneca, figlio di un uomo che aveva scritto un'opera di storia su queste vicende, il vecchio Seneca, ma che non l'aveva mai pubblicata, perché diceva tante di queste verità. Il filosofo, il figlio, ha pubblicato molto dopo la morte del padre quest'opera storica e noi leggiamo spesso nelle pagine di Seneca ciò che il padre aveva raccontato, e la pagina delle proscrizioni è certamente la più efficace, il De Clemenzia di Cesare, scusate, di Seneca, dove Seneca dice: Augustus fuit mitis princeps,
fu un princeps moderato, fino però al momento in cui dovette firmare quelle proscrizioni. E le ha scritte sotto dettatura di Antonio, più vecchio, più forte di lui, quindi descriveva la scena umiliante di questo che era il più giovane dei tre, che scrive sotto dettatura l'editto triumvirale delle proscrizioni. Quindi se Augusto ha puntato ad avere una storiografia di comodo, almeno su questo punto non ce l'ha fatta, non è riuscito a cancellare quello che è rimasto il buco nero della carriera. E è riuscito in altre cose, per esempio, lo vedremo tra pochissimo, nell'affermare di essere stato il campione dell'Occidente contro l'Oriente. In questo ha vinto, nel senso che la storiografia anche nostra dice questo, vedremo poi fino a che punto sia davvero esatto. 10 anni di condivisione. Durante questi anni egli persegue inflessibilmente la linea vendicare il padre, punire i congiurati. E quindi da console fa istituire dei tribunali speciali che facciano dei processi, naturalmente in contumacia, per ciascuno degli attentatori. Vengono tutti condannati a morte, naturalmente, in assenza. Alcuni di loro vengono inseriti nelle liste di proscrizione. Liste di proscrizione vuol dire che chiunque ti incontra ti uccide impunemente e per dimostrare di aver fatto bene il lavoro taglia la testa e la porta a prova del fatto che l'individuo è morto, prova inoppugnabile indubbiamente. La partita però con gli assassini, come lui sempre li chiama nelle sue opere, i repubblicani li chiamavano i liberatori, si gioca a Filippi, la battaglia più impegnativa, una vera e propria campagna militare durata vari giorni, in cui furono impegnate una quantità inverosimile di legioni romane da una parte e dall'altra, e lì lui le prove militari che dà sono pessime. È Antonio il vero vincitore a Filippi, però è anche la decapitazione definitiva dei promotori del complotto. Bruto e Cassio muoiono entrambi, l'uno suicida e l'altro in battaglia, nel corso della campagna di Filippi. I 10 anni che separano questi avvenimenti traumatici dall'epilogo sono trascorsi, come ho detto, in una condivisione del potere, cioè le partes caesaris accettano che ci siano due capi, Ottaviano e Antonio. Il terzo è Lepido, è una figura minore e perciò Augusto lo lascia vivere. Lepido è riuscito a carpire, potremmo dire, il posto di pontefice massimo, resosi vacante perché Cesare è stato ucciso. E rimane pontefice massimo finché non muore, perché è una carica vitalizia. Muore finalmente nel 12 a.C. e solo allora Ottaviano, ormai Augusto, diventa lui stesso pontefice massimo. Lepido non è un problema, il problema è Antonio. Come uscire da questa situazione, che è una situazione di guerra civile strisciante, di guerra civile potenziale, e talora guerreggiata, perché il fratello di Antonio è in Italia e Ottaviano lo combatte con le armi in pugno nell'assedio di Perugia, che è stata una delle più sanguinose pagine delle guerre civili romane. L'escogitazione geniale, e qui davvero il genio politico di Augusto rifulge e va ammirato per la capacità lungimirante, è consistito nel trasformare la partita decisiva delle guerre civili in una guerra esterna. Antonio ha avuto la pars orientis dell'impero, potremmo dire, le province orientali, l'Egitto non è una provincia, ma lui risiede ad Alessandria. L'Egitto diventerà provincia nel 31, dopo la battaglia di Azio. Di lì vorrebbe condurre la campagna contro i parti che Cesare aveva in animo e non aveva potuto realizzare. Controlla la provincia di Siria,
controlla l'Asia Minore, è la parte più ricca dell'impero. Ottaviano è in Occidente. In Occidente ha problemi serissimi. Il figlio, l'ultimo dei figli di Pompeo, che ha costruito una sorta di regno dei pirati in Sicilia, imbarcando schiavi fuggitivi, pirati, proscritti che sono riusciti a salvarsi la pelle, e la battaglia navale contro Sesto Pompeo, il figlio minore di Pompeo, ha impegnato Ottaviano e soprattutto il suo fedelissimo generale ammiraglio Agrippa. Quindi mentre Antonio ha una situazione a Oriente straordinariamente favorevole, da lui neanche ben sfruttata, Ottaviano ha un problema di dominio sull'Occidente tutt'altro che facile. Quando ha sistemato Sesto Pompeo, ha pacificato l'Italia dopo il massacro di Perugia, si pone il problema della partita finale. Ma non può farsi promotore di una ennesima guerra civile. Sarebbe un errore politico, tattico, enorme. E allora individua il punto debole, la scelta di Antonio di legarsi politicamente, prima ancora che personalmente, all'ultimo regno ellenistico vivente, cioè l'Egitto, retto da una persona di genio, di grande capacità e di grande disinvoltura, qual era Cleopatra. In Senato Ottaviano porta il problema: l'Egitto minaccia la Repubblica Romana. Il Campidoglio è in pericolo perché Cleopatra aggredirà Roma, cosa non vera naturalmente, ma è il punto di partenza per una dichiarazione di guerra all'Egitto che coinvolge direttamente Antonio in una battaglia decisiva, definitiva, definitoria, quella di Azio, dove ancora una volta è Agrippa il vincitore. E a quel punto Antonio fugge, Cleopatra si suicida in certe circostanze che ora è inutile raccontare, e l'Egitto diventa la nuova provincia romana. Provincia del Princeps, diventerà la provincia personalmente retta da Ottaviano. Soltanto allora, quando vede il cadavere di Antonio, quindi è sicuro che è morto, si pone il problema di restaurare la Repubblica. Le partes Caesaris non hanno più bisogno di essere partes, diventano l'intero. Ed è la scelta sulla quale appunto Gibbon si effondeva dicendo è il distruttore e il padre al tempo stesso di Roma. La Repubblica viene restaurata e formalmente il potere ritorna al Senato e al popolo. In una solenne seduta il 13 gennaio dell'anno 27 avanti Cristo, tre giorni dopo lui riceve il titolo di Augustus su proposta di un signore, un certo Munazio Planco, traditore di mestiere, dice uno storico romano, traditore di mestiere, cioè le aveva fatte tutte le varie giravolte necessarie. E Augustus è una parola scelta con un'abilità straordinaria. Noi abbiamo le res geste di Augusto, no? Le abbiamo perché sul tempio di Roma e Augusto, vicino Ankara, alla metà del Cinquecento, del XVI secolo, fu scoperto questo monumentum mancyranum, cioè l'epigrafe murata in questo tempio, in cui era il testo delle res geste, Index Rerum a Se Gestarum, cioè il suo racconto sintetico della propria carriera. E in queste res geste c'è il testo latino e il testo greco, perché è in una provincia dove la lingua più parlata è il greco. L'equivalente di Augusto, di Augustus, è Sebastos, che vuol dire la persona che va venerata. Per cui gli storici greci dicono: ma allora è diventato Dio da vivo, cosa ovviamente inquietante. Ma egli aveva fatto di più. Nel luglio del 44, quando aveva appena mosso i primi passi, profittando di una miracolosa apparizione di una cometa mentre si celebravano i giochi funebri per Cesare appena ucciso, egli ha ottenuto di proclamare Cesare Dio. Quindi dal 44-43 egli è figlio di Dio, e in quanto tale aggiunge questa
enorme forza che ha presa sulle masse, al potere carismatico ereditato dal padre. E quindi Sebastos si spiega benissimo, venerato già in vita. Quindi sì, restaura la Repubblica, il Senato ritorna ad avere nel suo arbitrium apparentemente il potere, ma lui è Augustus e assicura a sé medesimo o la rielezione a console tutti gli anni o la potestas consularis. Geniale divisione tra la carica e il potere della carica. Ci sono i consoli, poi c'è questo signore piuttosto ingombrante che ha la potestas di essere console e per non farsi mancare nulla anche la tribunicia potestas. Quindi quello che era un contropotere, quello dei tribuni della plebe, lui lo assume su di sé e contemporaneamente console e tribune della plebe. Però la Repubblica intanto è restaurata. Con un elemento dirimente, se vogliamo aggiungere un tassello non secondario, che le province fornite di legioni sono del princeps, cioè uomini che vanno a governare quelle province sono suoi uomini di fiducia. Le province senza legioni sono governate dal Senato. È una partita squilibrata, evidentemente. La Repubblica è restaurata, non c'è la dittatura, però il potere reale sta in chi conserva tutti gli anni la massima carica dello Stato e ha a sua disposizione le forze militari dislocate nell'impero. Ma il bilancio di questa vicenda straordinaria, unica potremmo dire, si potrebbe dire è la ricerca del potere in quanto tale. E dinanzi a questo problema del potere, del che cosa è, nella cultura romana ci sono, potremmo dire, grosso modo due strade, due linee. Quella maggiore, quella che vince, quella che prevale, che è più documentata, è di coloro che, vocati alla politica, ritengono che sia l'unica realtà degna di essere vissuta, nella convinzione che la propria crescita coincida con l'interesse generale. L'altra linea è una linea drastica, negativa, è incarnata da un grandissimo poeta, il Mommsen diceva il più grande poeta romano, cioè Lucrezio, poema filosofico, scientifico, ma anche politico, ma anche religioso, che è un libro incandescente, un libro che sotto Augusto non ha potuto circolare agevolmente. Augusto ha restaurato la religione tradizionale, Lucrezio la ridicolizza. In quel terzo libro lui dice, a un certo punto, indicando nella politica un mestiere criminogeno, lui dice, cioè non si può non farla commettendo violenza. Eppure lui dice il potere è vuoto, inane, non si tocca. Delle due linee naturalmente è la prima che ha prevalso. Però la prima non è un alibi. È chiaro che nella gran parte dei casi conosciuti l'idea che l'interesse generale sia automaticamente coincidente con la propria crescita personale è un sofisma, è un pseudo ragionamento. Ma il vero grande politico, consapevole del fatto che non è un mestiere innocente, no? Max Weber ha scritto quelle pagine stupende sul capo carismatico, calcando la mano proprio su questo elemento, non è un mestiere innocente. Quella famosa conferenza alla politica come mestiere. Premesso che chi fa questo lo sa, se lo fa perché davvero è convinto di combattere per una grande causa, anche quei crimini sono assolti. Sono i secoli successivi che stabiliscono se era veramente andata così. E nel caso di Augusto è probabile che sia andata così. Nel senso che la costruzione politico-statale che egli ha realizzato, per il fatto stesso di aver avuto una durata impressionante rispetto a tutti gli altri esperimenti di potere multinazionale realizzatisi tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano, ha dimostrato in maniera inoppugnabile
che non soltanto della propria vicenda egli si è sentito portatore, ma di una realizzazione originale di un disegno che probabilmente era già nella testa di Cesare. Grazie.